Allora, presidente Cassali, Sagrada Basket Porto Potenza, la vedo sorridente. Sì, sono molto molto felice perché ho visto, cominciamo a vedere una certa affluenza di ragazzi al palazzetto durante le partite ufficiali di campionato. Questo sicuramente è una cosa che mi rende molto felice. Stiamo vedendo che il movimento della pallacanestro sta crescendo, i ragazzi aumentano, meglio di così non si può chiedere. Noi cercheremo sempre di dare il massimo per aumentare l'afflusso dei giovani di Porto Potenza. Allora, prima di parlare della partita di oggi, che è stata una bellissima partita, vuol dire due parole perché vedo la presenza del mini basket. Sì, questo sicuramente è un lavoro che stiamo creando all'interno del mini basket, soprattutto con l'aiuto dei nostri istruttori, perché io ritengo che comunque siano gli istruttori, allenatori, come posso dire, il far bene della pallacanestro a Porto Potenza, perché è con l'aiuto loro che la società, come dicevo, sta crescendo il numero dei ragazzi e gli allenatori sono fondamentali. Parliamo della partita di oggi, prima di concludere. Allora, come vede i nostri ragazzi 98, seguiti da Claudio che sta facendo un ottimo lavoro, anche Bevilacqua Emanuele, cosa ci vuol dire di tutto questo? Sicuramente il gruppo è il nostro fiore all'occhiello, insieme a tutto il settore giovanile ovviamente. I ragazzi stanno comportando bene, è stata una bella partita, anche se il risultato 93-42 per i nostri ragazzi, insomma, lascia da fa capire tutto quanto. Prima di concludere, pronostico per la prossima partita: andremo a giocare contro Iesi, e noi la conosciamo Iesi che è dura. Presidente, lei che segue un po' più queste squadre. In effetti è un osso duro, è una società molto più blasonata della nostra, però io dico sempre che è il campo quello che darà il responso finale. I ragazzi sicuramente si impegneranno al massimo, come hanno sempre fatto fino adesso, e poi alla fine vedremo. Vorremmo fare, prima che, dato che lei c'ha tanto da fare, però sono stati fatti gli apprezzamenti in merito alle divise dei nostri ragazzi. Belle divise, complimenti. La divisa è sicuramente un fiore all'occhiello della Sagrada. Le divise sono importanti per i ragazzi, importanti per la società con i nostri colori. Anche qui voglio dire, la società sta facendo il massimo, stiamo cercando nuove risorse per poter dare ai ragazzi ancora qualcosa in più. Grazie, molto gentile presidente, in bocca al lupo per le prossime partite. Crepi il lupo.